molto importanti. E la vicenda dei profughi, che solo ultimamente la ricerca storica sta approfondendo sulle carte d'archivio, quindi così come va fatto, la vicenda dei profughi offre una prospettiva molto interessante sugli squilibri economici e sociali dell'immediato dopoguerra. Perché nelle difficoltà del ritorno dei profughi, teniamo conto che il nord-est da dove provenivano era stato distrutto dall'invasione, quindi difficoltà nel ritorno, e quindi tardavano a partire. L'emersione di problemi nella problemi sociali, problemi della ricostruzione materiale, politica e morale delle, sia delle province emiliano-romagnole che delle terre del nord-est. E nei tre anni successivi, proprio all'interno di questi contesti, fra le campagne della Bassa e il confine orientale, le tensioni sociali generarono alcuni tra i fascismi più avverriti del cosiddetto biennio di Roma. Quindi la vicenda del, vedete come dalla Grande Guerra, se noi studiamo la Grande Guerra non solo dal punto di vista militare ma anche dal punto di vista sociale e culturale, emergono una molteplicità di temi che fanno sì che benché questo sia un tema di studio classico, quanti studi ci sono sulla Grande Guerra, un'infinità, biblioteche intere, e tuttavia l'argomento non è ancora esaurito. Ecco, questo è il grande tema con il quale poi mi avvio, diciamo, alla seconda parte, poi alla conclusione della conferenza. Cioè, la Grande Guerra come prima guerra di massa. Il conflitto mondiale accelera in maniera imprevista e anomala il processo di democratizzazione, portando alla crisi repentina del sistema liberale e aprendo un scenario nuovo e pericolosamente incerto. È quella crisi del sistema liberale che già vi accennavo e che va, diciamo, contestualizzata, si va contestualizzata attentamente. Perché che cosa significa dire la prima guerra mondiale accelera in maniera imprevista e patologica perfino il processo di democratizzazione? Vediamo meglio insieme. Questo è un passaggio davvero fondamentale da leggere con attenzione. Dobbiamo tornare per capirlo bene ai decenni precedenti. Perché tra la fine dell'Ottocento e la vigilia della Grande Guerra, sotto la spinta delle trasformazioni socio-economiche di quei decenni, quasi tutti i paesi dell'Europa occidentale avevano approvato le leggi che allargavano il corpo elettorale, fino a comprendervi la totalità, la stragrande maggioranza dei cittadini maschi maggiorenni. In Italia questo accade con la legge di Vichy del 1912. Prima di allora, il diritto di voto, lo sappiamo bene, era limitato a una porzione relativamente ristretta di maschi adulti scelti in base al censo o che erano iscritti. Ecco, la dilatazione notevole della partecipazione politica a livello europeo portò a partecipare, diciamo, al dibattito politico nuovi soggetti sociali e prefigurò un passaggio lento e progressivo dallo Stato liberale alla democrazia di massa, democrazia che poi abbiamo imparato a conoscere nel XX secolo. Ecco, tra il 1914 e il 1918, negli anni della Grande Guerra, questo processo, che era ancora in fase di consolidamento e di rodaggio, pensate che in Italia solo due anni prima si era votato per la prima volta con suffragio universale maschile, ecco, subì un'accelerazione traumatica. Perché? Perché in molti casi i ceti popolari, specie quelli provenienti dalle campagne, cominciarono a entrare nella politica, a conoscere la politica, ad appassionarsi alla politica attraverso la guerra, con il suo carico di sofferenze. Pensiamo all'esperienza al fronte, abbiamo visto alcuni
alcune immagini, e con il suo carico di speranza, anche speranza di palingenesi sociale. Pensiamo alla rivoluzione russa dell'ottobre del 17 e all'eco che ebbe in Italia e nel resto d'Europa. E teniamo a mente che, nonostante l'età giolittiana avesse rappresentato indubbiamente un periodo di crescita economica e sociale per il paese, l'Italia arrivava alla vigilia della prima guerra mondiale in condizioni arretrate rispetto alle maggiori potenze europee. Quasi il 40% della popolazione, come abbiamo detto, era costituito da analfabeti e il 50% viveva di agricoltura, soprattutto nelle forme del bracciantato, della colonia, della mezzadella, della piccolissima proprietà. Quindi la più larga fetta sociale del paese era ancora rappresentata dalle grandi masse contadine, le quali in maggioranza erano per tradizione estranee alla vita politica, così come all'idea della guerra. Ma essere scaraventati al fronte, sul fronte alpino, fu proprio il popolo contadino, che si trovò costretto a scoprire un mondo che non conosceva, un mondo severo e ignoto. Molti soldati si accorsero solo allora, all'improvviso, che tra l'Italia e l'Austria c'erano le montagne, che lassù a 3.000 metri passavano i confini delle nazioni e che aveva forse un senso morire per conquistare una cima poco più in su. Ecco, in questo contesto capiamo perché ha senso parlare di una forma traumatica di democratizzazione, proprio perché legata al clima della guerra, profondamente segnato dalla militarizzazione, da rapporti gerarchici di comando e di subordinazione e da molteplici contrapposizioni. Le fratture sociali e politiche non si contano, c'è una frattura tra amici e nemici al fronte, c'è la frattura tra interventisti e neutralisti nel fronte interno, ma negli anni di guerra si acuiscono, diventano, come dire, gravi e difficilmente gestibili tutta una serie di fratture e di divisioni politiche e sociali all'interno della società italiana. Vediamo alcune immagini che, diciamo, alleggeriscono un po' la narrazione e ci riportano alla dimensione di massa. Piazze così non si erano mai viste prima degli anni di guerra. Questa è la Piazza Maggiore a Bologna, una manifestazione interventista del 1915. Questa è sempre la Piazza del Nettuno al momento, il giorno della vittoria, novembre 1915. E qui, tornando alla Romagna, questa è la Piazza di Cesena dell'immediato dopoguerra, una manifestazione socialista. Quindi le piazze si riempiono in maniera mai vista prima. Abbiamo visto la piazza interventista, la piazza che festeggia la vittoria, la piazza socialista. E sono piazze spesso in conflitto tra di loro, e mobilitazioni di massa spesso in conflitto tra di loro, in maniera irrisolvibile. Chi è il leader politico che si muove con maggiore abilità, con maggiore senso del tempo, diciamo così, in quegli anni? È Benito Mussolini. Benito Mussolini, lo vediamo qui in una foto autografa di Mussolini soldato. Questa è una foto pubblicata sull'Illustrazione Italiana nel 1932, ma risale agli anni di guerra. La parabola di Mussolini la conosciamo. Esponente di spicco dell'ala rivoluzionaria socialista, direttore dell'Avanti nel 1912, nel momento in cui nel 1914 scoppia la guerra in Europa,
Mussolini si allinea alla posizione neutralista del suo partito, ma ben presto comprende che le piazze vanno da un'altra parte. E allora c'è la sua svolta repentina dal neutralismo all'interventismo. In qualche modo la traiettoria di Mussolini interpreta, dà una certa interpretazione di quel momento storico. E Mussolini riesce meglio di altri a interpretare quel rapporto demagogico tra leader e massa che diventa una delle caratteristiche della politica italiana nell'immediato dopoguerra. Un rapporto, questo rapporto demagogico leader e masse, facilitato dagli anni di guerra, per le ragioni che vi dicevo, e che non caratterizza solo il nascente movimento fascista, ma che in qualche modo ritroviamo anche nel massimalismo socialista. Vi voglio riportare una testimonianza molto efficace da questo punto di vista. In questo caso ci viene in soccorso un intellettuale anarchico. Il più interessante intellettuale anarchico italiano del XX secolo, che si chiama Camillo Bernieri, che aveva rapporti forti, benché non sia emiliano-romagnolo, ha rapporti forti con la nostra regione, perché si è formato politicamente a Reggio Emilia negli anni proprio prima della Grande Guerra. E Bernieri, mentre a distanza di tempo, questa è una testimonianza che risale agli anni 20, lui si trovava in esilio a Parigi, il fascismo si era già affermato e lui, come tanti altri oppositori del regime, aveva raggiunto la Francia, ricordavano di aver assistito nel primo dopoguerra a un comizio di uno dei capi del massimalismo italiano, il romagnolo Nicola Bombacci, nativo di Civitella di Romagna. Bombacci che più tardi si avvicinò al fascismo. Ecco, Bernieri ricordava un suo comizio, con parole gustosissime che vi leggo. Quindi un comizio in cui si vaticinava la rivoluzione italiana come opera di un orso russo che sarebbe ruzzolato giù dalle Alpi. Ma 4.000 persone applaudivano a tutto spiano e Bombacci, intanto, riavviatosi col pettine delle cinque dita della destra, la chioma lunga e tondata che faceva la sua forza politica, si avventurava in nuove immagini. A forza di, e qui c'è la riflessione di Bernieri, no? Persona che è un intellettuale estremamente intelligente e critico. A forza di seminare sciocchezze, a piene manciate, a forza di provocare diarree di entusiasmo, senza pensiero, a forza di lanciare delle trovate da ciarlatani invece che delle idee nette e ferme, siamo giunti al fascismo. Oggi è costume ridere della retorica fascista, ma siamo delle scimmie che vivono davanti ad uno specchio. Ecco, queste parole di Bernieri ci riportano al clima politico diffuso negli anni immediatamente dopo la prima guerra mondiale. Appunto, demagogia, richiamo molto facile e immediato alla rivoluzione, gli stessi fascisti parlavano di rivoluzione, e i riformisti, sia i liberali sia i socialisti di altro stampo, diciamo, erano messi in margine. Quindi direi che ritorno proprio a insistere sull'affermarsi di un rapporto demagogico tra leader e massa che porta a una crisi della democrazia liberale e al corollario di fanatismo, obbedienza e conformismo che poi vedremo all'opera negli anni successivi. Come esce la società da un punto di vista, quindi qua abbiamo parlato di politica e di aspetti di cultura politica, ma da un punto di vista concreto, sociale, economico, demografico,
Come esce la società emiliano-romagnola dalla guerra? Con profonde lacerazioni, anche qui. Profonde lacerazioni proprio in termini del trend demografico. I dati sul numero dei matrimoni, sul numero dei nati e dei morti sono estremamente significativi da questo punto di vista e mostrano, come dire, una differenza enorme rispetto agli anni precedenti della guerra. Allora, per darvi alcuni numeri, il numero dei matrimoni scesero da una media annua di circa 19.000 negli anni prima della guerra a una media annua di 12.000 per il quadriennio bellico, quindi 7.000 matrimoni in meno all'anno a livello emiliano-romagnolo. In conseguenza si assistette anche ad una forte contrazione delle nascite. Il numero medio annuo dei nati passò da 96.000 a 69.000. E quindi se si calcola l'intero arco della guerra, furono circa 105.000 i bambini che avrebbero visto la luce se non ci fosse stata la guerra e che non nacquero proprio per le difficili condizioni dettate dal conflitto. Una caduta delle nascite da ricondursi naturalmente ai richiami in massa alle armi, alla conseguente contrazione dei matrimoni, ma anche ad altri fattori quali il peggioramento delle condizioni alimentari, di salute della popolazione civile. In tal senso appare significativo il dato relativo ai 46.000 morti in più che l'Emilia Romagna fece registrare nei 4 anni di guerra. Nel corso del periodo bellico il saldo demografico, quindi il rapporto tra i nati e i vivi, tra i nati e i morti, si assottigliò sempre di più fino a diventare negativo nel 1918, quando in coincidenza della diffusione dell'epidemia influenzale ricordata come spagnola, il numero dei morti superò di oltre 24.000 unità il numero dei nati. Quindi 1918, l'ultimo anno di